Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. La Giunta regionale delle Marche ha approvato il documento di economia e finanza regionale 2020-2022. Rilancio degli investimenti, riduzione del debito, meno tasse, più servizi per i cittadini. Così l'assessore al bilancio Fabrizio Cesetti ha sintetizzato le priorità dell'azione di governo. Tensione alle stelle ieri tra la maggioranza in regione e i consiglieri del centrodestra che hanno abbandonato i lavori della prima commissione. Approvata la doppia preferenza di genere, l'incompatibilità tra le funzioni di consiglieri e assessore, la semplificazione della raccolta firme, ma un emendamento del presidente Giacinti del PD che ha innalzato le soglie del premio di maggioranza al 40% e il 43% ha spinto Mirko Carloni di Area Popolare e Jessica Marcozzi di Forza Italia ad abbandonare i lavori per protesta contro quello che hanno definito un blitz scorretto fatto all'ultimo istante e che prefigura un accordo sottobanco tra PD e Movimento 5 Stelle. Sulla ricostruzione si è perso un anno e mezzo. Serve un provvedimento straordinario come quello per Genova, altrimenti la ricostruzione la finiamo tra 70 anni. Ne è convinto Maurizio Mangialardi, presidente di ANCI Marche e sindaco di Senigallia, che l'11 ottobre darà vita all'assemblea regionale di ANCI ad Ancona, con la presenza anche di Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale, in vista del 19° congresso nazionale di Arezzo. Rubata una scala anche a Bosco Mio in via delle Saline al Ciarnin di Senigallia e una è sparita dal giardino di una casa a Roncitelli. C'è in giro, scrive il Corriere Adriatico, un collezionista di scale a quanto pare a Senigallia perché il furto avvenuto nel weekend in via Cattabeni non è isolato. I fratelli Marconi, derubati di un'antica scala in legno di famiglia, posizionata fuori dal negozio, ritengono si tratti della stessa persona che in passato ha commesso ulteriori furti. Altre scale però sono sparite. Parlando di sostenibilità, nei comuni ci sono i veri Greta, lo ha sottolineato ieri il presidente di ANCI Marche e sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi a margine della presentazione dell'assemblea regionale dell'ANCI che si svolgerà ad Ancona l'11 ottobre. In quella sede verranno eletti 18 delegati alla 19° assemblea congressuale nazionale di ANCI che si terrà ad Arezzo a novembre e i 3 consiglieri nazionali di ANCI in quota Marche. Mangialardi ha detto che ogni volta che si parla di sostenibilità, prima di guardare le grandi strategie internazionali, dovremmo pensare a quello che i comuni fanno sistematicamente negli ambiti dei rifiuti, del miglioramento energetico e della viabilità. Lì ci sono i veri Greta Thunberg. Le domande per il servizio civile a Montemarciano potranno essere presentate esclusivamente online entro le 14 del 10 ottobre. Sono queste le ultime ore per presentare le domande per il servizio civile. A Montemarciano 2 i progetti che interessano il comune: il patrimonio arboreo, una ricchezza da preservare, con la richiesta di 2 volontari, e le biblioteche universali, con la richiesta di 3 volontari. Tutte le informazioni sul sito del comune di Montemarciano. Parliamo di calcio a 5, Serie B, debutto da 3 punti per Corinaldo che ha battuto 6-2 il Futsal Cesena. Vittoria importante secondo Mister Ferri, che però ha detto di avere già la testa sabato. A Corinaldo alle 15 si affronterà il Sant'Agata Futsal. Con questo è tutto da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.